Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato a voi che state guardando. Voi che state guardando, cioè siete gli amici del canale, no? Che mi mandate i video con le vostre collezioni, poi le buttiamo tutti dentro questo dispositivo mobile digitale a batteria. E li guardiamo tutti assieme per vedere cosa ci proponete, quali sono i vostri orologi, qual è il vostro percorsino in questo simpatico hobby, come diceva il buon Mike Buongiorno, degli orologi. Questo hobby che ci porta ad accaparrare orologi su orologi. Come partecipare lo sapete, basta inviare un video, caricarlo su wetransfer.com e poi inviarmi il link via email e poi io lo scarico. Abbiate pazienza perché c'è un po' di coda da smaltire. Però prima o poi verranno pubblicati, dai. L'orologio del giorno di oggi è questo simpaticissimo Quervoi Sobrinos Historiadora Asturia. Orologio con quadrante rosso fuoco, cinturino in pelle di razza, luccicantissimo, artigianale, realizzato dall'amico John Cool Straps, che è partner ufficiale del canale, realizza i cinturini artigianali come solo lui sa fare, su misura. Chiedete, lui lo fa. Qualsiasi modo. Razza è bello, razza è proprio bello. Vai. Stop ai discorsi superflui e diamo un'occhiatina ai vostri video. Vai. Ciao Davide, grazie per Ciao. tutti i contenuti che ci fai vedere. Io ti seguo da circa 3 anni e da circa 3 anni che mi è scattata la passione e la voglia di collezionare orologi. Ti Bravo. vorrei mostrare la mia collezione brevemente. Partiamo da questo vostro Canfibia, ma mi piace avere orologi di diverse nazionalità, diciamo. Lemington PSR o Pulsar, Carino, preso da molto Pasquale bello. Domenici un paio di anni fa. Questo Ok. Seiko Mini Turtle, orologio fuori produzione che mi piaceva per la sua cassa Turtle, ma mantenendo la corona Ore 3. Sì. Poi abbiamo un orologio militare, un Memphis Belle, Oma. molto particolare, con questa gabbia protettiva che si può anche togliere, infatti Vabbè. adesso è avvitata solo da una parte, si può utilizzare Sobrio. in entrambi i modi ed è una serie limitata come loro fanno molto spesso. Meno male. E adesso l'ho montato con questo cinturino camouflage e ne ha altri due in dotazione, preso da un appassionato del canale. Memphis Belle fa questi orologi così, diciamo, come qualcuno li definisce, corazzati, no? Devono piacere, cioè hanno un aspetto veramente ostile, sono ostili al buon gusto, diciamo così, hanno il loro perché, no? C'è un posto per ogni stile nell'orologeria, così come nella vita, no? Cioè, ci sono persone a cui piacciono molto questi orologi e altre a cui non piacciono per nulla. Io faccio parte della seconda batteria, ma è solamente questione di gusto personale perché sono sicuramente fatti bene e come si deve, ci mancherebbe altro, però sono abbastanza, come dire, sfrontati, eh? Ci vuole un po' di coraggio di indossarli, un po' di personalità, però sicuramente sono fatti. Questo con quella gabbia lì sopra, ce ne vuole, eh? Dove la indossi? Boh, però, vai, contento te, contenti tutti, eh? Un micro brand svizzero che non ne ho mai sentito parlare da nessun canale italiano, ma che mi era piaciuto molto per la sportività ma anche per la forma un po' quadrata, ma un po' anche, se vogliamo, ottagonale, perché agli angoli un po' Ma smussati, certo. ispirato al mondo delle corse, e si chiama Gorilla Watch ed è un brand creato dall'ex responsabile design di Audemars Piguet. È un orologio che parte da circa 1000 euro e ne arriva anche a costare 8000. Questo è il modello meno caro, che monta un Miota Serie 8. E diciamo, i materiali sono molto ricercati. Ha una cassa in fibra di. Vabbè, è lo stesso discorso che si faceva prima per Memphis Belle. Si va sul design qua, no? Orologio molto particolare. Questo qua è passato da disegnare per Audemars Piguet a fare orologi con il calibro della Miota 8000, che
è proprio base base, no? Siamo proprio nell'entry level, però te li fa pagare, hai tolto dai 1.000 euro, quindi 1.000 euro. Qual è il punto? Il punto è che è tutto un orologio di design. E va bene così, cioè, ora mi stavi dicendo, me lo elencherai tutti i materiali che hanno utilizzato, per l'amor del cielo, e ci sta che uno acquisti l'orologio semplicemente per l'estetica, come faccio anch'io. Ho il Breitling Chronomat GMT, vado a battere lì, che è un bellissimo orologio fatto da Breitling, una casa con i controfiocchi, che però dentro c'ha un ETA 2893, che se vogliamo considerarlo in relazione a Breitling è entry level, come questo 8000 lo è per questo marchio qua, diciamo così, no? Questo voglio dire, che si può scegliere anche un orologio per il design. Ecco, in questo caso ti faccio i complimenti per il coraggio, diciamo così. Carbonio, il fondello in titanio, la fibbia del cinturino in titanio, cinturino cordura e caucciù, corona in titanio, lunetta in ceramica e cassa in fibra di carbonio e vetro zaffiro. Vedi, ci sono tutti gli elementi del materiale, della ricerca, del design per far sì che questo orologio li valga quei 1000 euro, nonostante abbia un calibro un pochino, diciamo, scrausino. O meglio, è un calibro che va bene per gli orologi entry level, magari non per uno così di design e di pregio, però è bello orologio, dai, diciamo così. Poi passiamo a un orologio che è preso puramente per il design e la storia che ha. Eccolo È un un altro. Leap, una marca francese tra le più storiche. Allora, mi sembra di aver capito già tre orologi e tre orologi con il design veramente incisivo, eh. Cioè, o piacciono o non piacciono questi orologi qua, eh. E hai scelto una strada che, per cui ti faccio nuovamente i complimenti, tutto sul design, e anche design è abbastanza particolare. Bravo, 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 bravo. Che è stato un orologio disegnato da Roger Talon, che è stato il designer che ha creato il TGV, Ah, se non sbaglio nel 74, boh. e si chiama Mach 2000. Questo orologio è stato rieditato fedelissimo al primo modello degli anni 70 e ho pagato poco, è un movimento al quarzo, Ah. quindi mi piaceva proprio avere un orologio con una storia e con Un design. che sia di un marchio francese, che è l'unico che ho. Va bene, Poi dai. abbiamo degli orologi, diciamo ciofeche, ma di mia moglie, che Ah. presi puramente così senza nessun pensiero, regalati da me. Questo è un Guess, pagato un centinaio di Mamma euro, mia. forse anche meno. Meno male. Poi un Gucci, preso di occasione ma semi nuovo, movimento al quarzo svizzero, orologio già un po' più di Ma qualità, sì. che diciamo resta un fashion watch, e Un serpentone. lo mette spesso perché si abbina bene a delle scarpe e magari anche delle borse in tinta. Questo è il Longines di mio padre, che mi ha regalato nel 2013, 2 settimane prima poi del suo decesso, ma e il pezzo sicuramente è tutto in oro 18 Mamma mia, carati, che bello! l'aveva appena revisionato e funziona benissimo nonostante ne ha subite di ogni, lo portava sempre al polso. Ancora il cinturino non originale ma che utilizzava lui, e un orologio che probabilmente farò revisionare appena possibile, ma per il momento funziona benissimo. Poi abbiamo Bello, dai. un Bello, 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 però subiva il fascino, no, del Datejust di Rolex, no, con quella ghiera così un po' zigrinata, bisognerebbe anche un po' discostarsi, però loro, cioè, si va a periodi, no? Ci sono case che hanno, cioè, se noi guardiamo il design del Datejust, penso che negli anni 80-90 l'abbiano copiato, qualsiasi casa abbia fatto un orologio che assomiglia al Datejust, per vendersi fa questo e altro. Doxa Sub 300T, Che bello! preso in questa colorazione turchese, un orologio secondo me molto originale, molto bello, l'ho preso con la chicchi di riso. Certo.
Poi un orologio che mi è sempre piaciuto e da quando avevo 18 anni e ho anche posseduto nella prima Vita. versione, quando avevo 19 anni, è il Bulgari Aluminium automatico, quadrante panna, diciamo. Mi piace. Tudor Black Bay Bravo, un 58. toppino glielo diamo. Questo è un Toppino. orologio che metto con molto piacere e bene o male vedo che ce l'hanno tantissimi appassionati, Io no. tantissimi di noi che ti guardiamo. Uno dei miei Bello. preferiti, l'Omega Seamaster Doppio. 300M, quadrante bianco, ultima referenza, con bracciale in caucciù messo dopo perché ho il suo bracciale in acciaio. E l'ho voluto al posto dell'ardiglione con la fibbia deployant da Omega, direttamente originale, un po' costoso come cinturino, ma e soprattutto per la fibbia, però mi piaceva avere le due configurazioni. Preso Yes. nel 2022, regalo di compleanno, Top. il Moonwatch, ultima referenza con il calibro 38-61 coassiale. Vetro esallite, anche lui poche presentazioni, un orologio che mi piace molto, ma ho un po' paura a mettere con il mio lavoro di rovinarlo. Avevo Ah fatto beh. tra l'altro due graffi sul vetro e sono venuti via senza nessun problema con un po' di dentifricio e meno di un minuto di passando un po' di ovatta è tornato E splendente. certo. Un Constellation Lady al quarzo di mia moglie, Carino. questo è un Carino. regalo di compleanno dell'anno scorso, è un orologio molto carino, gli piace anche questo molto metterlo, poi una misura veramente femminile, Mamma 27 mm, mia, poi 27. sempre di mia moglie, che comunque è una misura unisex, l'Air King Top, top. quadrante salmone. Questo gliel'ho preso quest'estate per avere un Rolex perché ne aveva già uno che gli ho venduto semplicemente perché era un po' datato e gliene volevo regalare uno un po' più portatile, l'altro era acciaio oro. Sempre in Rolex, Cos'è? il primo Cos'è? orologio che ho preso, Bello diciamo, anche questo. come orologio. Non mi piace tanto il Polar, questo qua con quadrante bianco, preferisco il quadrante nero e preferisco la referenza precedente, cioè quella un pochino più compatta, con il freccione meno visibile, no? 16570 è sempre un bello orologio, dai, è bello orologio. Però è bello anche questo, complimenti. Da tutti i giorni che volevo veramente da tempo, ma durante il confinamento, quindi né provato né niente. Unica pecca per me un po' grande per il mio polso, ma un orologio che ci sta bene lo stesso. Faccio lo stesso il sacrificio Ma di fallo, sacrificati. portarlo anche se risulta leggermente abbondante con i Ma sì, 42 mm, poi però mi piace sportivo. molto, soprattutto i dettagli del quadrante chiaro e lo porto ogni Ogni tanto. Poi tanto. ho preso Poi. a listino, dopo una chiacchierata, una Submariner acciaio oro Top. nuovo, ordinato alla Rolex e avuto circa 2 settimane, tre dopo, nel 2021. Orologio che metto poco purtroppo perché proprio non voglio rovinarlo né sporcarlo, ma lo metto quando non lavoro qualche volta. L'ho Vabbè, messo capito. tutte le vacanze, tutti i giorni per 10 giorni, quando sono andato a trovare la mia famiglia in Italia. È un orologio che anche questo mi piace molto, e mi piace molto di più in questa configurazione che la versione solo acciaio, che la trovo troppo vista e stravista, ce l'hanno praticamente tutti. Ma incomincio a darti ragione, guarda. Ho sempre detto che l'acciaio oro sul Submariner non ha senso, ma a questi punti se te la metti su questo piano qua, cioè che l'acciaio, il Submariner acciaio è visto e stravisto, e la versione acciaio e oro è sicuramente più originale. Cioè, comincio un pochino a cambiare idea anche su questa cosa qua. Va bene, dai, bello, un top te l'ho dato.
Il mio regalo, forse più azzardato, il Top. Daytona, ultima referenza. E con questo ti saluto. Saluti e E ho baci. ancora 2 Seiko, ma il video sta diventando troppo lungo. Ti avvierò un aggiornamento appena ricevo il secondo, perché uno mi è arrivato ieri la serie limitata e l'altro mi arriverà nei prossimi giorni. Va Grazie, bene. ciao. Ciao a te. Ciao. Io ci metto il topo, ma il Daytona non è un orologio che mi fa impazzire, cioè non lo vorrei, non mi piace, no, non mi interessa, cioè non mi piace, non mi interessa. Non... Belli orologi, è una collezione con la C maiuscola, tutti orologi da quasi top, no? Anche quelli a cui non l'ho data, come il Constellation al quarzo, non gliel'ho data proprio perché mi sono trattenuto, però sarebbe da dare anche il top a quel Constellation lì al quarzo piccolino da donna. Belli orologi, tutti belli orologi. E complimenti, non so cosa dirti. Prossimo video. Ciao Davide, sono Ciao Giovanni da Venezia. Giovanni. Tempo fa ti presentai la mia collezione, ma oggi sono qua solo per mostrarti gli ultimi aggiornamenti. Vai. Allora iniziamo subito. Abbiamo il primo che è Alto. l'Omega Top. Speedmaster Professional, l'ultima referenza. Come si può vedere e anche capire dal tipo di bracciale, questa è la versione in esalite. L'ho preferita allo zaffiro. Diciamo che ognuno con i suoi vantaggi e svantaggi, Ma però certo, è sempre un bellissimo orologio. ognuno sceglie la versione che preferisce, non c'è problema. Il secondo aggiornamento riguarda un marchio di cui secondo me non si sente parlare ancora abbastanza ed è OISA. Questo è il serie speciale Top. dedicata a Domenico Morezzi e vorrei farti vedere Vai. la bellezza di questo orologio, non Guardate. solo nel quadrante che è stato fatto con un guilloché manuale, o meglio a macchina, ma Va in bene, modalità manuale, va diciamo, bene, va non a bene. controllo numerico. E la cosa sicuramente che colpisce di più poi è il calibro, veramente, veramente splendido, Bello. ben fatto e con tutte le lavorazioni, diciamo, dell'orologeria classica. Ecco, ci tenevo a fartelo vedere a Bravo. te e a tutti coloro che seguono il canale perché appunto è un qualcosa che non si vede spesso e sicuramente ecco, meriterebbe più attenzione. Per chi non lo sapesse, no? Per quei neofiti o per i nuovi iscritti al canale, OISA è un marchio italiano rinato dalle ceneri di quello del passato, no? Il nipote ha ripreso in mano il marchio OISA ed è l'unica, senza tema di smentita, azienda italiana che realizza un calibro in-house, artigianalmente, nei loro capannoni. Come si faceva una volta con le macchine moderne, con la tecnologia moderna, tutto quello che vuoi, ma stanno facendo delle grandi cose. E onore a te che sei riuscito a comprare questo orologio. È riuscito nel senso che non è da tutti, eh. Anche a me piacerebbe avere un orologio con questo calibro qua. Costa, mi sembra costa 4.000 euro. È giusto, cioè è il suo prezzo. Costano. Però bisogna anche aver voglia di spendere 4.000 euro in un OISA, Domenico Morezzi, piuttosto che in un solito Tudor o Speedmaster o altri orologi che andiamo sempre a comprare, cioè ci vuole quello scattino in più. Poi devo dire che anche l'aspetto è proprio classico, no? Magari se un giorno facessero uno sportivo, ma loro più che altro tendono a fare i calibri, mentre gli orologi li fanno in edizione limitata, una tantum, no? Come questi qua. Poi cercano di vendere il calibro alle case che costruiscono orologi. Però se un giorno facessero un'edizione limitata di un orologio sportiveggiante, no? Un bracciale acciaio, magari il bracciale lo fanno loro, sarei tentato. Questo qua è un po' troppo classico, a me piacciono gli orologi classici, però non c'ho lo stimolo per comprarlo, tutto lì. Bello però, tanta roba. Ultimo, ma non ultimo, è questo orologio, è un Top! Adolf Lange und Söhne, Zone. modello è il 1815, un solo tempo, molto elegante, e che posso dirti, Davide, questo è veramente il top, lavorazioni di pregio, bellissime, purtroppo la luce artificiale non rende troppo, ma
vederlo alla luce naturale è veramente, Mamma mia. veramente uno spettacolo. Sì. E niente, Niente. questo TRIS è il mio aggiornamento. Ti ringrazio per l'attenzione e complimenti per il Grazie. canale e continua così. Continuo così. Continuo così, ma un pochino demoralizzato dalla qualità del tuo aggiornamento. Un semplice aggiornamento. Mi manda tre orologi come aggiornamento della collezione, no? Tre semplici. Lo Speedmaster, vabbè, che ce l'hanno tutti, però è sempre lo Speedmaster. Poi Loisa, Domenico Morezzi e Alange Unzone, come dici te, pronunciandolo. Tanta roba, complimenti per il gusto, per la capacità di scelta, questo è poco ma sicuro, e per le scelte stesse. Sì, bravo, bravo, bravo. E anche per la disponibilità economica, diciamoci la verità. Ce li ha gli sghei, diciamo la verità, se no non saresti lì a spendacchiare su questi belli orologi. Però sono spesi bene. Bravo, bravo, bravo. Ciao Davide e ciao a Ciao, tutti gli amici del gruppo. amici, Sono Alessandro da amici. Firenze. Questo è il mio Bravo. secondo video in realtà. Volevo Ah. aggiornarvi sullo stato della mia raccolta e anche riprendere il discorso da dove l'avevo lasciato nel mio primo video. C'eravamo lasciati infatti con questo Oris Diver 65 che aveva subito una leggera infiltrazione d'acqua e accumulava un ritardo non indifferente che era compreso tra i più 12 e i più 15 secondi al giorno. Intanto fatemi dare un top all'incredibile servizio d'assistenza dell'Oris che dopo appena 3 settimane mi ha riconsegnato l'orologio in tempistiche record in questa bellissima scatola brandizzata. Ovviamente ancora non ho avuto il tempo, ma soprattutto il coraggio di provare l'orologio in acqua. Lo farò prossimamente, però ho potuto constatare che la cronometria è stata regolata in maniera fantastica e ora l'orologio si attesta tra meno 3 e 5 secondi al giorno, quindi direi che il risultato è davvero ottimo. Adesso mi posso godere appieno questo simpatico orologino, tanto più che tempo fa mi venne anche la follia, l'idea. Allora, ti interrompo per dirti che ce l'ho anch'io, no? Questo orologio qua del 19 l'ho preso tutte le estate, lo uso al mare e non mi ha mai dato problemi di infiltrazione, quindi sei rimasto scottato, ma usalo perché è fatto apposta per essere usato. E anche al mio fa 12 secondi al giorno, 12-13, sì, da quando l'ho preso, quindi no, io però non me ne sono mai preoccupato più di tanto, non l'ho nemmeno mai, potrei anche farlo regolare da un orologiaio qualsiasi, perché c'è il sellita, lo regola, me lo richiude. Ma non mi è mai interessato, secondo me va bene così, lo tengo con più 12. Poi casomai quando lo manderò anch'io un giorno a fare la revisione da Oris, magari mettono una nota di regolarlo un pochino più finemente e me lo regoleranno, no? Però fa piacere vedere che hanno risolto il tuo problema, sono stati anche veloci, dai. La folle di comprare il cinturino originale in pelle direttamente da casa madre Oris su in Svizzera, pagandolo uno stonfo, Stonfo. e il cinturino poi a causa dell'incidente dell'annacquamento non sono riuscito a valutarlo fino in fondo. Ho un po' di perplessità perché mi sembra che in alcune parti si stacchino già delle piccole parti di colore, ma magari vi aggiorno su un altro video. Va bene. Dopo E i cinturini sono materiale di consumo, eh. Ora non so quanto l'hai utilizzato, cosa ci hai fatto, come l'hai utilizzato, quindi lo sai solo te, quindi è la tua onestà intellettuale che ti deve portare a dire se si è sciupato per un motivo decente. Comunque i cinturini sono materiale di consumo, eh. Sono proprio la prima parte che se ne va, che ci lascia, che se ne va nell'aldilà. In un utilizzo estensivo durante gli anni, no? Gli orologi vintage non giungono mai con il loro cinturino in pelle originale, se l'hai visto? Raramente. Quando si trova, si fa festa, si fanno i fuochi d'artificio. Perché? Perché si consumavano, si consumano e vengono cambiati con un altro cinturino aftermarket. Funziona così. poi il famigerato Oris annacquato, invece vi mostro questo Seiko 5 Sports che è recentemente entrato in collezione. Questo Simpatico. orologio io lo definisco la voglia dell'SKX, di cui ne ricalca pienamente le linee, Sì. ma di fatto, a differenza dell'SKX, ha solamente 10 atmosfere di resistenza e una corona a pressione. E va Comunque, bene. tutto sommato, ho ritenuto che queste caratteristiche fossero sufficienti al mio uso quotidiano Ha e voglia. quindi ho preferito spendere solo 260 euro Bravo. per
questo nuovo Seiko piuttosto che andare a pagare 400-500 euro per un SKX di secondo polso. Non tutti hanno la fortuna di Davide che l'ha trovata a un prezzo veramente vantaggioso. Per me 400-500 euro, insomma, erano un po' troppe per un orologio. Io l'ho trovata a 300, me l'ha venduto l'amico John Cool Straps, no? Quello dei cinturini, me l'ha venduto lui a 300. Secondo me va bene, ero disposto, lo volevo e va benissimo. Come va bene questo qua? E Seiko 5 Sport qua da 100 metri con una pressione ci fai quello che vuoi, ci vai al mare, ci fai il bagno, ci fai quello che vuoi, non è mica un problema. Poi alla fine ne vale la metà. Però ecco, ho preso questo qui e ho piuttosto optato per corredarlo con un bracciale Jubilee della Strapcode, del quale sono veramente soddisfatto. Devo dire che solamente una volta che uno ce l'ha in mano, si può davvero comprendere la qualità del prodotto, che ha maglie piene regolabili con viti, addirittura sei posizioni per la microregolazione. A Sì. mio avviso davvero è un notevole upgrade per l'orologio. Questo orologio qui ha un 42,5 mm di diametro, quindi non piccolissimo, e un calibro 4R36, quindi un piccolo passo in avanti rispetto all'SKX da un punto di vista di movimento. Ha il fondello trasparente, che comunque avrei preferito non ci fosse, visto che in realtà c'è poco da mostrare dentro. Però vabbè, dai, perdoniamone Ma a sì. questo qua. Anche se non gli perdono le scritte sul fondello trasparente, se ce lo vuoi mettere, cavolo, almeno fammi vedere quello che c'è sotto, se no non me lo fai vedere e non ci metti nulla. Bravo, bravo. Continuerei ora invece con una piccola sezione vintage, anche se Vai. il primo, quello che vi sto mostrando ora, definirlo vintage mi fa veramente sanguinare il cuore, visto che ha solo qualche anno in meno di me, ma bisogna prendere atto anche del passare del tempo. Questo qui è un Lorenz al quarzo, che ricevetti il regalo per la cresima, quindi si sta parlando più o meno della metà degli anni 90, e infatti ci si ritrovano tutti gli stilemi degli orologi dell'epoca. È un 38 mm di diametro, ha un calibro cronografico al quarzo Miota 3S10 con la funzione Miota. d'allarme, che a quel tempo mi ricordo era il non plus ultra, almeno agli occhi di noi pischelli. L'orologio funziona abbastanza bene, anche se la lancetta dei secondi cronografici è bloccata. Sì, lo so, lo dovrei far revisionare, ma mi frena il fatto che sicuramente mi cambierebbero integralmente il movimento e questo farebbe di questo orologio non più quello originale, che mi regalarono i nonni alla cresima, e per ora aspetto, lo tengo Va così, bene, giusto dai. per ricordo. Dagli Comprensibile, anni 90 invece ora ci catapultiamo eh? indietro di una cinquantina d'anni e si passa a questo Dress Watch. Cos'è? È un orologio che mi è stato tramandato ed è probabilmente del mio bisnonno. La marca Solville non credo che vi dirà qualcosa, No. ma dopo un po' di ricerche ho scoperto che questa era una ditta svizzera che fu fondata nel 1892 da Paul Dietichem. Paul Dietichem è considerato, ho scoperto, un padre della orologeria moderna. Era figlio d'arte perché la famiglia era proprietaria della casa orologiera Vulcain. E lui imparò lì il mestiere, prima poi di fondare i due brand che erano Solville e Titus, poi alla fine dopo si fusero in Solville e Titus. E infatti il brand che esiste tutt'oggi è stato poi ceduto a un'azienda di Hong Kong, dove continuano la produzione e fanno delle bellissime ciofeche, che se vi fa No, voglia andate tranquillamente a vedere sul sito. no, grazie. L'orologio non è niente di particolarmente pregiato. Comunque ho deciso di farlo revisionare, costasse quel che costasse. L'ho impreziosito con questo cinturino artigianale, Bello, bello. per fargli rivivere i vecchi fasti. Ha un diametro di 33 mm, monta un calibro manuale manifattura 17 rubini, che è firmato appunto Paul Dietichem. I piccoli secondi e le sfere blu cobalto, che hanno un leggero effetto soleil, a mio avviso lo rendono particolarmente attraente ed elegante, almeno a mio avviso. Ma quel che mi ha affascinato in realtà è stata la sua storia. Mi è piaciuto da morire fare le ricerche, in realtà credo sia poi la vera Oh, essenza del collezionismo dei vintage. bravo, hai visto uno che ci è arrivato da solo, che mi ha raccontato tutta la storiellina che c'è dietro questo marchio qua, che io non sapevo nemmeno, perché ha fatto delle ricerche, ha studiato, ha visto un orologio che lo intrippa, come si suol dire,
E ha detto, cavolo, fammi un po' capire cosa c'ho in mano, cosa c'è dietro, cos'è, perché, per come. Prima o poi ci si arriva, ti impegni un giorno, due, a tempo morto, di notte, no? Invece di andare a dormire ti metti lì un'oretta, studi, cerchi, fai ricerca in inglese, incontro, e qualcosa trovi. E questo ragazzo qua ci ha raccontato tutta la storia del marchio, no? Che è anche interessante. E poi alla fine, quando tu hai capito cosa c'è dietro, questo orologio qua prende ancora più valore ai tuoi occhi, non agli occhi del pubblico. Non è che aumenta il valore di vendita, ma ai tuoi occhi ha un valore intrinseco, no? Che poi gli dai te, che ti fa optare per farlo revisionare, per spenderci dei soldi per farlo revisionare, no? E per tenerlo in collezione. Ogni volta che lo guardi, ti ricordi, pensi a tutta la storia che c'è dietro, di quell'orologio lì. Questo è il senso del collezionismo. Quello, non il pezzo che hai lì davanti, ma farne la ricerca, capire da dove viene, e più è misterioso, e più questa è una piccola sfida. Poi farei un altro salto nel tempo da questo orologio degli anni 40 e ci troviamo negli anni 60 con questo simpaticissimo e particolarissimo Bulova Actron Space View 214. Questo è un orologio elettronico, si potrebbe definire a batteria, anche se non è un quarzo, però è un orologio elettromeccanico al diapason. Yes. Su questi orologi Bulova utilizzava una sigla, secondo me, utilissima, che boh, mi sarebbe piaciuto avessero adottato anche altre case orologiere. Infatti qui su questo orologio si può leggere M3, che sta ad indicare il 1963. M4, per esempio, sarebbe stato il 1964, M5 il 1965 e così via. Ah, non lo sapevo. Questo movimento è stato epocale perché ha preceduto i quarzoni e prometteva, dalla pubblicità della Bulova, una precisione impressionante. Addirittura nelle pubblicità che vi metto anche in esempio, Bulova garantiva un'accuratezza del 99,9977%. E devo dire che anche questo orologio, che a 60 anni precisi dalla messa in commercio, anche perché sta completamente revisionato, però è notevolmente preciso. Io sono rimasto affascinatissimo dall'importanza di questo meccanismo che ha avuto da un punto di vista storico per l'orologeria mondiale. Infatti non ho voluto un pezzo a tutti i costi, però la cosa che mi ha colpito di più è stato il suono che emette, che è completamente diverso dal ticchettio dei Certo. meccanici e dei quarzi. È una risonanza dovuta alla velocissima vibrazione del diapason che vi faccio ascoltare. Ora faccio un minuto di silenzio. Bene, dai, come diresti te, Davide, mi sembra aver detto tutto. Comunque, ti ringrazio tantissimo per lo spazio, spero tu possa pubblicare il video. Pubblichiamo. Saluto te e tutto il canale, a presto. A presto, ciao ciao ciao. L'esempio della passione fatta persona, no? Hai visto come ogni orologio che c'ha ha il suo motivo, il suo perché, anche quel semplice Seiko 5 Sport, no? Perché voleva l'SKX, poi ci ha messo anche il bracciale della strap code, ha fatto tutte le valutazioni del caso, la corona a pressione 100 metri mi vanno più che bene, il vetro dietro, non ci starebbe bene, però ci sono anche le scritte sopra, quelle non ci vorrebbero, cioè tutta una serie di acquisti e di possesso con cognizione di causa e poi anche con studio dopo, perché possedere un orologio poi ti porta anche a studiare, come dico spesso, l'ideale sarebbe studiare prima senza avere nessun orologio per poi trovarti di fronte all'orologio che hai studiato e capire se è quello che volevi, se è tutto a posto. Invece noi facciamo tutto il contrario, prendiamo l'orologio perché spinti dalla voglia di acquisto, di possesso, no? La cosiddetta scimmia, no? È in volgare. Poi una volta che hai l'orologio, se sei una persona che ha un minimo di voglia, di curiosità, che poi è quella che ti fa vivere a lungo, la curiosità, tenere allenato il cervello, è la curiosità di capire cosa questo orologio è, perché ce l'hai, perché era fatto così, di che anno è. Vai, studi, leggi, incroci le informazioni, ci arrivi. E questo ragazzo qua ha tutte queste caratteristiche, ce le ha, si vede, si percepisce anche dall'esposizione. Bravo, promosso. Ciao Davide, ciao a Ciao! tutti. Oggi volevo condividere con voi una parte della mia raccolta di orologi. Partiamo Vai! da questo Komandinsky, che fu il mio primo orologio meccanico. Me lo regalarono i miei genitori negli anni 80. Yes!
Bellino, dai, Sempre comandinsky. Komandinsky, questo 24 ore con bracciale messo da me. Oh. 24 ore alle quali bisogna un po' fare l'abitudine, non è il massimo dell'intuitivo per quanto mi riguarda, ma Promaster. lo volevo in collezione. Pro Master Citizen, direi ormai iconico. Yes. Bellissimo orologio, Coconico, coconico, molto coconico. molto molto bello. Molto, molto, molto. Orient, Oh, calendario ma perpetuo, brutto, non è una complicazione che mi faccia eh? impazzire, Ah. praticamente non la si resetta mai in maniera corretta, però mi Però cosa? piaceva averne in collezione uno. È brutto. Orologio Lagendorf. Pulp Fiction. Pulp Fiction. I più attenti e informati di voi sapranno che quello di Pulp Fiction è un Lancet, ma Lancet era nient'altro che uno dei marchi con i quali Langendorf commercializzava i propri prodotti in America. Scusa, Langerdorf, Langendorf, è l'aco, l'anco, perché l'anco significa Langerdorf Company, l'anco. Quindi questo qua fa parte della Lanco, così come quell'altro che hai detto te che io non ho mai sentito in vita mia. Fanno sempre tutti parte della Lanco e della commercializzazione, che adesso l'anco non esiste più, però il marchio è ancora di proprietà del gruppo Swatch, se non vado errato. E quindi potrebbe anche rinascere un giorno. Sarà questo, Langendorf. Langendorf, che è una città, eh? Per bypassare i dazi. Corona non originale, ci sto lavorando. Bellissimo, 1915. Milvia. Milvia. L'indiano HMT, molto carino, orologio semplice che si Certo. presta a giochi con cinturini diversi, come questo, come anche dei NATO. Boom. Anfibia scuba, 200 metri, ghiera interna, bellissimo orologio, bellissimo cinturino, morbidissimo, calza alla perfezione, bello, Simpatico. un orologio che mi piace. Simpatico, dai. Renis, quadrante verde, devo dire fantastico, le riprese probabilmente non rendono Carino. appieno le sfumature, la brillantezza di questo quadrante. Orologio un po' piccolo forse per il mio polso da 19, ma con un Bund Bravo. rimane, diciamo, Il indossabile. Bund ti fa ingrandire il tutto, bravo. Bennett, marchio svizzero sul quale si trova veramente poco, un marchio ormai scomparso come molti altri, ma che non ha in rete molte informazioni. Questo è l'orologio con il quale mi sono sposato, diciamo che è un orologio da Bravo. brav'uomo, così per come lo definisco io, e ci sono molto affezionato ovviamente. Bravo, bravo, Inventic, che particolare, brillante, molto 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 carino. Non è il tipo di orologio che si possa portare questo? sempre o spesso, ma tant'è. Bole, anche qui marchio svizzero scomparso, bracciale messo da me, calza alla perfezione, chiusura farfalla, veramente un bel orologio, è un po' grande. Sì, sarà un po' grande, ma io, perché il quadrante è così ruotato? È normale, cioè, lo facevano così? Che strano. Perché solitamente se lo devi ruotare lo ruoti dalla parte nella quale se stai guidando o in moto o in macchina, ma qua è ruotato addirittura in senso orario, quindi ti arreca del fastidio a guardarlo. E quindi è normale. Io non so. Ditemelo voi. Boh. Stiamo parlando di un 43 e mezzo, credo, ma vista la forma e la totale assenza delle anse, rimane molto portabile. Un accenno non ce lo spieghi, no?
Ultracron, Ultracron, troppo, top, top. Jin, orologio fantastico, davvero fantastico. Che dire, precisione estrema, 36.000 alternanze, zaffiro sia vetro che ghiera, lunetta. Bellissimo, Bello, molto sì. bello. L'ho preso nella versione Box Edition, quindi con anche un cinturino NATO, lo spernatore, la scatola in legno molto particolare, molto ben fatta. Per chi volesse comprarlo o chi l'avesse già comprato e non avesse il certificato, visto che non viene fornito con l'orologio, dico che è sufficiente, come forse molti di voi sapranno, richiederlo a Longines tramite il sito, tramite il customer care, con una semplice email. Vi chiederanno un po' di informazioni, chiaramente un'immagine della garanzia, il seriale Interessante. dell'orologio, eccetera, e loro lo chiedono poi a Timelab, e nel giro di un 3 o 4 settimane, se siete fortunati anche meno, dovreste averlo a casa in forma totalmente gratuita. È un Interessante. certificato molto semplice, ve lo Oh. mostro, lo vedete qui dietro gli orologi. Praticamente c'è la referenza del calibro, il numero del movimento, eccolo là in basso a destra. Il numero della cassa dell'orologio, il seriale, la referenza. Ah, è una notizia interessante. Cioè, quindi i possessori di Ultracron nuovo, del diver nuovo uscito l'anno scorso, possono richiedere il certificato cartaceo a Longines e gli viene spedito. Ecco, però facevano prima a farlo. Quando gli dico cosa stampare, lo stampavano e in ogni orologio ce lo mettevano dentro e sai come sono contenti, no? Gli appassionati, gli danno un pezzo di carta, sono tutti contenti, siamo contenti. Quindi facciamo prima farlo subito all'inizio senza la richiesta, no? Che poi c'è anche da gestire la richiesta. Lo stampavi, lo mettevi dentro, eccoli, questo qua è il tuo orologio. Tiè, bello però, interessante, grazie per l'informazione. Tutte le intestazioni, i dati dell'orologio evidentemente, e poi tutti i risultati delle varie prove eseguite. Bravo. In un cartoncino anche abbastanza elegante. Va bene, dai, andiamo avanti. Certo. Se avete l'orologio, secondo me conviene chiederlo. È già strano che non venga fornito all'acquisto, però. Timex, disco volante, a suo modo iconico, veramente bello, veramente carino. Credo di aver anche azzeccato l'abbinamento con questo Sì, NATO. simpatico. È un piacere da portare questo orologio. Ha una meccanica imbarazzante, ma dal punto di vista del design è veramente bello. E chiudiamo con quest'altro vecchietto degli anni 20, un'Alpina, con un quadrante veramente, veramente bello. È un pergamena, non si capisce bene dove finisca la sua finitura e dove inizi l'ossidazione, veramente, veramente notevole, molto bello. Bah. Questi i miei orologi, orologio del giorno, questo Amphibia RC, un vero mulo, spettacolare per i lavori a casa, giardino, piscina e tempo libero. Va Che dire? bene. Niente. Spero di non avervi annoiato, spero di aver dato magari a qualcuno qualche spunto interessante, in maniera che, come dico io, possiate continuare a guardare 50 volte al giorno il vostro orologio, 2 o 3 volte anche per guardare che ore siano. Ciao a tutti. Simpaticone, Love. love, love, love. Allora, te sei il Deus degli orologi con i marchi scomparsi, perché mi hai sparato 3, 4, 5 marchi mai sentiti in vita mia, o magari appena appena sentiti, di cui non si sa nulla, però non ci hai spiegato perché il quadrante è ruotato, cioè la particolarità di quell'orologio lì e te non ci hai detto niente, se hai fatto un minimo di ricerca, se... No, era storto così perché volevo far leggere l'orario a quello che è fuori dal finestrino, perché se è storto di così lo leggono quelli fuori, non lo leggi te l'orario, no? Oppure così perché è un tarocco, che ne so io. Boh, poi con la notizia lì, l'ultima sull'Ultracron ci ha un po' rallegrato, nel senso che è una notizia in più da mettere nel bagagliaio tecnico, no? Uno dice basta che lo chiedi, te lo mandano, visto?
Ora tutti a bombardare Longines per avere il pezzo di carta da mettere insieme all'orologio lì nella scatola. Siamo fatti così. E siamo fatti così, dai, non lo so. Buongiorno Davide a tutti i follower del Giorno. gruppo, sono Sebastiano, vi mando questo video Sebastiano. da Cefalù, provincia di Palermo in Sicilia. Complimenti a Davide per il gruppo e grazie per la passione che hai accresciuto in me nei segnatempo, passione che a volte deve essere un attimo controllata per evitare di acquistare tutti gli orologi. Passiamo subito agli orologi che ho in collezione. Il primo è un Vai. Hamilton 42 mm Jazz Master Thin Line, Thin Stand per... sottile, infatti è abbastanza impercettibile a polso leggero, orologio regalatomi per la cresta. Chiuso dietro. 42 mm, dicevo, quarzo, però Fantastico. si comporta abbastanza Ah, è bene, quartzo. elegante, serioso qua. È un quarzone placcato oro a batteria, cioè vabbè, dai, potevi anche non farmelo Quasi, vedere, cinturino in pelle verde, originale era marrone, l'ho cambiato con questo qui verde. Carino, che ne pensi? Andiamo avanti con il secondo orologio secondo me da tenere sempre in collezione, che è sempre un Oh, Hamilton, il Khaki Field, questo è 38 mm, bello. automatico, cinturino originale, NATO, orologio, i primi orologi regalati all'esercito americano, un orologio bello da indossare tutti i giorni, impercettibile anch'esso al polso, molto leggero. Bello, Terzo sì. orologio, il Seiko Alpinist SAR 007, anche qui il cinturino è stato cambiato da quello originale, un pochettino ingombrante e difficile da bloccare al polso, allora ho deciso di mettere questo qui marrone preso su internet. Bello, bellissimo il colore verde, le lancette fine cattedrale, se così possiamo dire, che ricordano tanto le cattedrali del Settecento, datario, due viti di cui una bussola, l'altro appunto il datario. Un orologio anch'esso molto bello, sicuramente da collezione, automatico chiaramente, un movimento effettivamente il 4R32, dico bene Davide, No, boh. affidabile da tutti i giorni, niente da ridire, bello. Sarà 4R35, Anche come spessore 32. non è troppo spesso, eh. Ok, passiamo agli altri orologi. Per quest'estate cercavo un orologio diver per l'estate. Ho evitato di prendere un Seizen Pro Master, anche se in effetti vorrei averlo anche in collezione. Ho preso questo Seiko edizione limitata, 8.900 pezzi, Oh. in collaborazione con Peanuts, quindi Peanuts. vignette Snoopy, come si vede Bravo. dallo sfondo, eccolo. Edizione limitata, molto carino. Ecco, forse riuscite a vedere il numero della serie. Il mio è il No. 5000, 5039, 8900 pezzi, 38 mm perché è la misura perfetta per me. Sta molto bene a posto, automatico, datario, bello per l'estate. Anche qui il Simpatico. cinturino è stato cambiato, c'era un cinturino NATO grigio e bianco, però quelli lì in stoffa, se così si può dire, in estate bagnandosi mi danno fastidio che rimane il cinturino bagnato, quindi l'ho tolto e ho Poverino. messo questo qui con i ganci classici che si attacca facilmente. Eccolo qua, Seiko Peanuts, con la vite, Peanuts, con mi ha l'impronta capito. di Snoopy. Mi ha Carino, no? capito. Gli dà fastidio il cinturino Più importanti, bagnato. Rolex Day Just, movimento 32-34, blue jeans il colore. Top. Vabbè, qui diciamo che c'è poco da dire, un No. segnatempo intramontabile, ecco. Jubilee il bracciale. Sì, anche se lunetta liscia e bracciale Jubilee non mi fa impazzire, cioè veramente la morte sua è la ghiera zigrinata, la lunetta zigrinata. Vabbè, però è sempre un ottimo E orologio. questo l'ho preso 4 anni fa, forse un po' overpriced. Però lo volevo e basta, sottilissimo, impercettibile, infallibile nell'orario, nel mantenimento, è questo. Vai. Altro orologio, il Tudor Black Bay 39 mm. In realtà qui c'è una storia un pochettino più particolare. Avevo il 41 mm, quello rosso, regalatomi da mia moglie. Infatti poi per dire che ho cambiato orologio ho dovuto un attimo attendere un attimino. Niente, il 41 mm era troppo grande per me, ho deciso di cambiare con questo
39 mm, che è veramente spettacolare. Il contrasto beige nero è unico. Anche ed è molto sottile rispetto al 41. Anche questo qui è impercettibile al polso. A me gli orologi ingombranti, come avrai ben capito, non piacciono. Va bene. Ultimo orologio, lo metto per ultimo, ma in realtà Top. potrebbe essere in cima alle stelle, Zenith, è il primero. Modello con la lancetta con la stellina anche nelle lancette dei secondi, come si può notare, datario ore 4 e la lancetta dei secondi non so se la notate, eccola lì. La cosa che mi fa impazzire di questo orologio è il movimento, proprio le 30 segni di alternanze si sentono tutte se lo mettete vicino al polso, vicino Certo. all'orecchio. Il fondello a vista, non so se si nota. Si Ecco, ti volevo nota. chiedere una curiosità, Davide. Nella A lancetta dei me. secondi, in cima, è un pochettino curva. Ma è una cosa normale che si può trovare in qualunque cronografo? Fammi sapere. Bene, io ho finito con i miei orologi. Ti Ah, ringrazio grazie per la pubblicazione, se lo vorrai. E un abbraccio a tutti, a ciao. te. Sì. Ciao, ciao, ciao. Ma mi ricordo, mi sembra che l'ho già detto in uno degli ultimi video. Ora non vorrei. Bah, mi sembra di averlo già detto, ma la lancetta dei secondi, del cronografo, potrebbe essere sia un vezzo stilistico che è piegata, sia, siccome la lancetta del cronografo è l'ultima, la più lontana dal quadrante, perché vengono impilate, pin, 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 tutte le lancette, quella cronografica è l'ultima, è la più lontana, quindi si può creare l'errore di parallassi. Allora cosa dici? Se la pieghiamo un pochino, che si va a avvicinare al quadrante, ecco il fatto che riesce ad indicare meglio in quale secondo si stoppa. Poi anche un vezzo estetico, e poi anche il fatto che magari ci sono certi vetri che sono bombati, vanno a chiudere verso il quadrante, e magari la lancetta così distante dal quadrante potrebbe toccare il vetro, quindi è sia un vezzo estetico che uno, diciamo, funzionale. Orologi bellissimi, specie gli ultimi qua, che i top sono volati come se piovesse, prima un po' meno con quel quarzone, però tutti sempre tutti belli orologi. Dai, complimenti, il Pinaz lì, il Seiko 5 Pinaz non mi piace, no, non mi piace, tutto bianco, con quel Snoopy, no, mi piace, non mi piace. Comunque, dai, sei promossissimo, sei promossissimo. Boh, mi sembra di aver detto tutto, quindi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, spero vi siano piaciuti i video o il presentatore, o perlomeno l'ambaradan, dai, diciamo l'ambaradan totale. Quindi vi ricordo gli appuntamenti fissi, che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile qui su YouTube. Love!